Benvenuti a Primo Piano. Mi trovo a Montenero Sabino, in provincia di Rieti. Siamo a 457 metri sul livello del mare. Oggi scopriremo questo borgo e il suo territorio. Tra un po' incontrerò il sindaco che ci farà da guida in questo viaggio. Dopo la sigla. Buon pomeriggio, ci troviamo con il sindaco di Montenero Sabino. Buon pomeriggio, benvenuto. Grazie. Allora, che ci dici di bello di questo bel paese? Beh, Montenero è un piccolo borgo medievale, si trova a 450 metri sul livello del mare e è un paesino della provincia di Rieti. Abbiamo circa 290 abitanti. E la caratteristica principale è sicuramente la conformazione del borgo, perché è unico nel suo genere, si estende su un'unica via dal castello fino alla chiesa, dal castello Orsini, quindi alla chiesa di San Cataldo. Oltre al centro storico vanta un territorio molto esteso, quindi ha boschi, c'è la presenza anche del fosso, e inoltre ha tante piccole località che vanno quindi a costituire insomma l'interezza del paese. Allora sindaco, ho notato che facendo un'escursione lungo le vie del paese ci sono dei vicoli che sono intestati, per così dire, ai fiori. Sì, è vero, ogni vicolo che è presente appunto in Montenero ha un nome di un fiore, e questa è diciamo, una bella caratteristica. E i vicoli anche caratterizzano il borgo storico, perché sono appunto particolari ed unici nel loro genere. Adesso andiamo a visitare il castello Orsini. Sì, andiamo a visitare il castello. Qui a Montenero troviamo un'offerta diciamo culturale e naturalistica molto, molto ampia. Abbiamo il castello Orsini, la chiesa di San Cataldo, abbiamo il sito archeologico dedicato alla Dea Vacuna, abbiamo una grande presenza di boschi e anche di acqua, grazie appunto alla presenza del fosso di Montenero. E quindi sì, partiamo dal castello. Sì. E andiamo al castello. Allora, siamo arrivati al castello Orsini e ha una storia millenaria. Sì, beh, ci troviamo di fronte appunto all'ingresso del castello Orsini, questa splendida struttura che è stata costruita presumibilmente intorno all'anno 1000. Le prime attestazioni risalgono al 1023, all'anno 1023, e si chiama appunto castello Orsini perché prende il nome dagli Orsini, una delle famiglie che ne è stata appunto proprietaria.
ma si sono succedute anche una serie di altre famiglie, come ad esempio i Mattei, i Lavi e i Vincentini, che hanno abitato qui fino ai primi anni del 1980, e quindi ecco, hanno vissuto proprio il castello. Tante persone di Montenero ricordano con piacere i due marchesi, dopodiché, una volta appunto deceduti, la proprietà è stata acquisita dal comune di Montenero, quindi ad oggi ecco, è il comune che gestisce il castello, e in seguito ad un recente regolamento che è stato approvato in consiglio comunale sono state garantite due aperture settimanali. Infatti il castello può essere visitato il sabato e la domenica, e inoltre anche a disposizione per eventuali eventi, quindi si può appunto affittare facendo una domanda in comune, e inoltre diventa il palcoscenico in estate per una serie di eventi che vengono organizzati dalle associazioni locali, in particolar modo dalla Prologo, che ne garantisce anche una certa qualità. Vorrei aggiungere inoltre che il Castello Orsini di Montenero è entrato a partire dal 2019 a far parte delle dimore storiche della Regione Lazio. È un riconoscimento che inorgoglisce ovviamente tutta la comunità e dà un valore aggiunto a tutta la struttura del castello. Qui a Montenero Sabino è stato scoperto un santuario dedicato alla dea Vacuna. Abbiamo in collegamento il professor Aldo Borlenghi. Buonasera professore. Buonasera Fabio e buonasera ai tuoi ascoltatori. Intanto ti ringrazio per questo invito, mi fa molto piacere essere qui con te e parlare degli scavi di Montenero e di tutta la comunità ovviamente di Montenero che ci ha aiutato in questi anni. Grazie a lei professore.
Allora, per quale motivo l'Università di Lione ha deciso di fare uno scavo archeologico a Montenero Sabino? E poi chi sono i partners della missione, se lo possiamo sapere? Certo, volentieri. Ma è un progetto che nasce qualche anno fa, è un progetto che nasce grazie a uno studio che è stato fatto all'incirca una decina d'anni fa da parte di un archeologo di Salisano, che è un collega amico, Federico Giletti. E Federico, grazie al suo studio, aveva individuato proprio in località Leone la presenza di un possibile santuario dedicato a Bacuna, grazie a tutta una serie di riferimenti legati al ritrovamento, ad esempio, di ceramica, monete e al ritrovamento di una stele, di un'iscrizione importante che era stata rinvenuta negli anni 50 del XX secolo. E proprio grazie a questo rapporto di amicizia con Federico e diciamo una congiuntura favorevole con l'amministrazione comunale dell'epoca, è stato possibile, diciamo, pensare a un progetto di scavo da parte dell'Università di Lione, dal momento che io ormai da più di una decina d'anni sono professore in questa università e per noi era importante trovare uno scavo in cui potessimo costruire un vero e proprio cantiere scuola, cioè un luogo in cui gli archeologi francesi potessero ovviamente formarsi e potessimo anche avere tutta una serie di risultati scientifici. I partner che sono intervenuti sono tanti, ovviamente il nostro scavo che è iniziato con dei sondaggi nel 2019 e poi è continuato con delle ricognizioni, prospezioni geofisiche, LIDAR e altro nel 2020 e quest'anno è stato possibile per la prima volta fare dei veri e propri scavi in modo allargato e è stato grazie appunto alla collaborazione in primo luogo con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma e la provincia di Rieti e in particolare con il funzionario archeologo Alessandro Bettori, ovviamente la collaborazione con tutta l'amministrazione comunale che fa uno sforzo immenso per alloggiarci per appunto metterci in condizione di fare bene il nostro lavoro, Andrea Angelini del CNR e tanti altri partner che ovviamente in modo diverso ci hanno dato un aiuto in questi anni. Bene, professore, chi era la dea Vacuna? E quali Ah. testimonianze abbiamo del suo culto in Sabina? Allora, la dea Vacuna direi che è forse la dea Sabina per eccellenza insieme a Feronia. Però c'è una differenza che non troviamo attestazioni di vacuna al di fuori della Sabina, quindi in poche parole al di fuori della provincia di Arieti e appunto una parte delle province confinanti. È una dea che è sicuramente legata al territorio, una dea agreste, una dea che ha delle connotazioni anche militari, che è legata al paesaggio, ai boschi, all'acqua, alle sorgenti, ai fiumi, che sono appunto tutti elementi caratteristici della Sabina. E questo spiega anche un pochino questa sua plurifunzionalità, se si può dire, queste sue caratteristiche molto, molto ampie, spiegano anche la difficoltà da parte dei romani nell'identificazione di questa dea. Le fonti parlano ad esempio di una dea che poteva essere in parte identificata con Cerere, con Diana, quindi un legame con la terra, con la fertilità, oppure con i boschi. In alcuni casi, ad esempio, abbiamo un legame con la dea Bellona, oppure con Minerva, quindi l'aspetto militare, oppure con Venere. Ma vediamo che soprattutto alla fine dell'epoca repubblicana, agli inizi dell'età imperiale, abbiamo soprattutto un'identificazione con Vittorio. La cosa interessante è che ci si rivolge anche a Vacuna quando c'è una sorta di vuoto, di mancanza, anche per portare a compimento un'azione. Abbiamo ad esempio delle iscrizioni che ci parlano ad esempio ci si rivolge, si fa un voto a Vacuna per ringraziarla, si scioglie un voto a Vacuna per ringraziarla della guarigione di una persona oppure del ritorno di un altro personaggio dall'Africa. Quindi è una dea che
che corrisponde, che rispecchia tutte le caratteristiche del territorio sabino, quindi soprattutto la parte collinare e montagnosa e tutti appunto l'abbondanza d'acqua anche che caratterizza il territorio sabino. Non sappiamo bene da cosa derivi il nome Vacuna. Secondo alcuni ci sarebbe un legame con l'aggettivo vacuus, quindi il vuoto, come se fosse la signora del vuoto. E secondo altri invece da lacus, quindi il lago, la signora dei laghi. Quindi da una parte abbiamo anche in questo caso caratteristiche che appartengono al territorio sabino. Cosa sappiamo del santuario romano di Vacuna a Montenero? Allora, diciamo che dopo l'inizio delle nostre indagini sappiamo oggi qualcosina, abbiamo parecchie informazioni, ma ci mancano ancora tantissime informazioni. Intanto quello che è importante comprendere è che noi abbiamo l'occasione oggi, grazie a questo scavo nel santuario di Montenero Sabino, in località Leone, di indagare per la prima volta da un punto di vista archeologico un luogo di culto, un santuario dedicato alla Dea Vacuna. Per quale motivo dico questo? Beh, essenzialmente perché se abbiamo molte attestazioni, alcune attestazioni epigrafiche, ad esempio a Cerchiara di Poggio Fidoni, ne abbiamo anche a Posta o in altri luoghi della Sabina, oppure abbiamo in alcuni casi alcune ipotesi di rilievi o altro che potrebbero essere relativi alla Dea Vacuna, non abbiamo nessuna indagine archeologica che ci permetta di comprendere quali erano le caratteristiche del santuario e quindi di comprendere anche quali potevano essere le caratteristiche legate alle celebrazioni del culto o all'aspetto rituale. L'inizio delle indagini intanto ci ha permesso di definire meglio una cronologia del santuario. Quello che sappiamo oggi è che abbiamo sicuramente un primo luogo di culto già nel III secolo a.C. e il santuario della Dea Vacuna sembra essere abbandonato agli inizi dell'età imperiale. Siamo attorno alla metà del primo secolo d.C., insomma, per far comprendere agli ascoltatori attorno all'epoca degli imperatori Claudio, Nerone. E in seguito sembrerebbe continuare ad esserci una minima frequentazione, soprattutto una frequentazione più importante, in età, tardo antica, verso la fine dell'impero, siamo nella seconda metà del terzo dopo, quarto secolo d.C. E a partire da questo momento abbiamo un vero e proprio abbandono, ma la novità che abbiamo riscontrato è la presenza di un'area funeraria da una piccola necropoli per il momento. Siamo attorno a una quindicina di sepolture, che potranno essere di più ovviamente anche negli anni futuri. Per il momento abbiamo indagato qualcosa come un quarto, un terzo del santuario. E queste sepolture che sfortunatamente non avevano corredo, ma siamo riusciti attraverso il radiocarbonio, quindi delle analisi, a datare gli scheletri, siamo appunto alla metà del Medioevo, siamo attorno all'anno 1000. E invece se ritorniamo al santuario di Vacuna, quello che è eccezionale è sicuramente intanto il ritrovamento di tutta una serie di materiali che appartenevano a un deposito votivo e la costruzione a partire dalla fine del terzo, inizi del secondo secolo d.C., di un edificio con dei pavimenti in cementizio a base fittile, con una decorazione a rombi e nel caso di una stanza che abbiamo potuto indagare meglio la presenza anche di un emblema al centro che rappresenta un fiore a 6 petali. Per il momento abbiamo questo grande edificio che è attorno ai 250 metri quadri di superficie, non è stato ovviamente ancora indagato totalmente. Quello che sappiamo è intanto la presenza di più ambienti, ma non sappiamo ancora realmente la funzione, cioè si tratta del tempio della Dea Vacuna, si tratta di un edificio con funzionalità accessorie al culto, come ad esempio una sala di banchetto. Beh, questo lo sapremo ovviamente continuando le nostre indagini. Professore, gli scavi continueranno ancora per molti anni?
Il nostro obiettivo è, abbiamo ovviamente fatto una convenzione col comune e ovviamente prima non mi sono dimenticato di ringraziare, ma Daniele Farese, che è famiglia Farese, che è proprietaria del terreno, ma è anche la persona che insieme a Federico Giletti e all'Università di Lione alla base di questo progetto. Quindi Daniele già dal 2018-2019 ha messo in campo una convenzione con l'Università di Lione e in seguito la nuova amministrazione comunale, in particolare il sindaco Lavinia Di Cola, ha permesso di continuare, quindi di cercare di vedere un pochino le cose in un futuro un pochino più lontano. Quindi saremo sicuramente sul terreno di scavo fino al 2024, però insomma, diciamo, le indagini non termineranno nel 2024, ma continueranno. Ovviamente, e posso anche aggiungerlo perché mi fa molto, molto piacere, gli studenti di Lione sono contenti non soltanto per gli scavi, ma anche per tutta la comunità e il villaggio di Montenero, per come anche si mangia bene, tra le altre cose, in Italia. Benissimo, un'ultima domanda, professore. È prevista una valorizzazione dei reperti? Allora, intanto quando si parla di valorizzazione, magari uno pensa sempre a un museo o altro. Quello che noi stiamo facendo in collaborazione ovviamente con il Ministero, la Soprintendenza, con l'amministrazione comunale e con altri soggetti e con altri partner, è di cercare ogni anno di diffondere i risultati degli scavi, ed è una forma ovviamente di valorizzazione dei reperti, ma in generale dei risultati. Il primo obiettivo è quello intanto di mettere al corrente ogni anno, attraverso conferenze, attraverso giornate a porte aperte, tutta la comunità, non solo di Montenero, ma ovviamente tutta la comunità, diciamo il pubblico in generale che venga da lontano o da vicino, metto al corrente dei risultati ovviamente che abbiamo ottenuto. Abbiamo una visita del sito, è stata fatta tra la fine del 2019 e inizio del 2020 una mostra temporanea a Palazzo Bonacasata. Bisogna anche ricordare che è stata la stele di cui vi parlavo all'inizio, è stata recentemente donata al Comune di Montenero, quindi oggi è visibile all'interno del Palazzo Bonacasata. Quindi questa stele, questo cippo inscritto, che rappresenta un pochino, come dire, il patrimonio anche della comunità di Montenero, è oggi visibile. E una delle ipotesi è anche quella di vedere, ma questo dipenderà anche da una collaborazione, anche se ne parlerà sicuramente con la soprintendenza e con l'amministrazione comunale. Uno degli obiettivi potrebbe essere quello anche di creare qualcosa di permanente negli anni a venire. Noi ce l'auguriamo. Ovviamente una delle cose fondamentali saranno i finanziamenti. Senza i finanziamenti non si va da nessuna parte. E io posso dire che già lo sforzo da parte del Comune di Montenero, da parte dell'Università di Lione, e non solo, è già uno sforzo enorme, perché ci permette di avere 15 archeologi su tutto un mese, il mese di luglio, appunto sul terreno di scavo. Ma ovviamente bisogna anche pensare in grande e insomma, speriamo che qualcuno ci aiuti per coronare questo nostro sogno. Ce l'auguriamo anche noi, professore. Grazie per essere stato con noi e a presto. Grazie Arrivederci. a lei. Grazie, professore, di Arrivederci. nuovo, arrivederci. Allora, siamo arrivati alla chiesa di San Cataldo, sindaco. Sì, ci troviamo di fronte alla chiesa di San Cataldo, dedicata appunto al San Cataldo che è il patrono di Montenero e che viene festeggiato il 14 agosto, insieme appunto ad una settimana proprio dedicata ai festeggiamenti del santo, dove appunto si succedono una serie di eventi e anche diciamo, il momento in cui il paese rivive
maggiormente, perché comunque la festa patronale attira molte persone, molti visitatori, e, insomma è un momento di grande aggregazione per la comunità di Montenero. La chiesa è stata completamente ristrutturata intorno al 1735 e presenta all'interno alcuni affreschi e stucchi di epoca barocca, e tra l'altro anche un'iscrizione che ci riconduce, diciamo, alla famiglia dei Lavi, che era una delle famiglie possidenti del castello. Bene, ringraziamo il sindaco di Montenero Sabino. Grazie a te per essere venuto. E noi vi diamo appuntamento a domenica prossima. Arrivederci.